Anche se molti dicono che non è il principale problema di questo paese, l'Italia è un paese che ha incubato, ha partorito e ha diffuso il fascismo. Aderiamo all'appello dell'ANPI perché ripudiare il fascismo non è una cosa di parte, ma una cosa di tutta la società civile. Questo perché il contrario di fascismo non è comunismo, il contrario di fascismo è democrazia. Quindi chiunque si riconosce nelle forze democratiche, di destra, di centro, di sinistra, devono essere unite contro ogni fascismo, perché purtroppo assistiamo a tanti episodi gravi e negativi e vogliamo una risposta unita, comune, di tutto il fronte democratico. Raccoglieremo le firme dai cittadini, ma chiediamo pure alle istituzioni di negare gli spazi di agibilità per luoghi pubblici a formazioni che non si smarcano nettamente da ideologie o da propaganda fascista. A questo proposito è uscita proprio di recente una sentenza del TAR di Brescia contro un ricorso fatto dalla formazione di estrema destra Casa Pound, che si era vista negare un luogo pubblico dall'amministrazione perché non aveva voluto sottoscrivere un chiaro impegno a non propagandare l'ideologia fascista. Hanno fatto ricorso al TAR e il TAR gli ha dato torto. Questo è un primo esempio che fa giurisprudenza e che invitiamo altre amministrazioni a avere lo stesso coraggio. Siete reduci anche dalla manifestazione di Macerata di pochi giorni fa? Sì, abbiamo partecipato convintamente, anche se ci sono state delle esitazioni e ci sono stati, diciamo, pure da parte delle istituzioni appelli a non partecipare. Per noi invece era importante una risposta democratica dal basso per riaffermare i valori antifascisti e far capire che queste persone non possono avere agibilità in questo paese, perché a un attentato terroristico di matrice fascista non si può rispondere con il silenzio restando a casa.